25 aprile, che cos'è il 25 aprile per il capoluogo? Per Teramo in un momento anche un po' difficile questo. Sicuramente è un momento un po' difficile, ma per svariati motivi. Il 25 aprile comunque rappresenta una sorta di ripartenza, perché dopo chiaramente l'oppressione, dopo la guerra, c'era quella voglia di tornare a vivere, quella voglia di tornare a riappropriarsi di una libertà che non c'era più, libertà di pensiero, di parola, ma anche la libertà di poter vivere insieme ad altre persone, quella che è la vita di tutti i giorni. Il 25 aprile oggi più che mai per me rappresenta, può essere accomunato a quella fine della guerra, perché oggi purtroppo stiamo vivendo un periodo ulteriormente difficile, perché queste minacce continue, questi attentati continui alla libertà stanno minando quella che è la sicurezza dei nostri concittadini e connazionali. Quindi oggi più che mai dobbiamo tornare a fare quello che hanno fatto i nostri connazionali, unirci al di là delle idee, al di là delle ideologie, per riappropriarci di questa libertà che oggi viene ulteriormente minata. Pitti, 25 aprile, che cos'è 25 aprile per la provincia di Teramo, soprattutto per il capoluogo? Beh, per il capoluogo è un anniversario importante, in quanto Teramo, capoluogo, ma anche la provincia, ha dato tante personalità alla lotta partigiana per la liberazione dal nazifascismo. Tanti sono stati gli eroi del nostro territorio e della città capoluogo. Voglio qui ricordare la figura di Ercole Vincenzo Orsino, antifascista e partigiano, Mario Capuani, vittime delle rappresaglie nazifasciste, no, e tanti martiri, dai fucilati di Cartecchio ai martiri qui di Largo Madonna delle Grazie, 8 giovani trucidati il giorno prima della liberazione di Teramo alla data del 13 giugno del 44. A Bosco Martese poi ci fu, a seguito di un concentramento di tante forze antifasciste di varie nazionalità, sia anglofone che slave, nonché italiane, il primo scontro aperto di lotta partigiana contro gli oppressori, che portò alla vittoria, e forte fu la rappresaglia dei nazifascisti, tant'è vero che molti furono gli eccidi nelle realtà delle aree interne, dai carabinieri di Pascellate fucilati a Fonte Ciarelli, ai martiri di Fonte Palumbo in Cortina, e non ultimo i fucilati del Mulino De Jacobis, trucidati il 25 settembre stesso.